troppo indietro, cercate di avvicinarvi. Chiedimi se va bene così. Va bene, va bene. La prossima volta avvisami. Questo braccio qui dietro che mi ha il sangue alla testa, vedi che è diventato luce. Lo sapevo. Ancora problemi con le donne al volante, vero? Non dogli retta, Roberta, sei stata bravissima, quindi addio. Non può fumare qui. Attenti a quei due sulla motocicletta, dobbiamo allargarci. Mi hai fatto prendere un colpo a quei due. Tu c'hai la testa fusa, Ceccarelli. Ma come pretendi che ti capiscano se li spaventi a morte? Capiscono, capiscono. Viare, stai battuti quelli col casco. E pare che ha meno confidenza, eh. Ricordatevi che c'ho più esperienza di voi. E fatemi gli spiritosi, chiaro? Dove siete? Siamo a pochi minuti dalla meta. Dovete volare, ma state attenti, il nostro ospite è un pericoloso terrorista. Un solo errore e tutta l'operazione salta. Accelera. Voi due su per le scale, ci vediamo al piano. Svegli! Fa attenzione, guarda che fa. Dai, dentro. Thank you.
25 minuti dall'aeroporto a qui senza imprevisti. Allora? Non hai niente da dire? Tre, due, uno. Tutti morti. È stato l'agente giù all'ascensore. Non è vero, dottore? Esatto. Mai fidarsi delle apparenze. Una missione finisce solo quando si arriva a casa. Chiaro? E allora? Oh, Paziani. Com'è andata? Attento che è senza sicura. Spiacente, ragazzi. Sarà per la prossima. Oh, su con la vita, è stato comunque un buon lavoro. La prossima volta verrà meglio. Dai, andatevi a cambiare, ci vediamo in aula. Paolo. C'è una cosa molto importante che devi sapere. Abbiamo fatto proprio una bella figura. Ah, ragazzi, voi non c'entrate niente, è tutta colpa mia. Ma che è sto funerale? In fondo era solo un'esercitazione, no? Oh, oh, guarda un po' chi c'è là. L'infiltrato. Ragazzi, adesso pareggiamo i conti. Fermo, è mio. Insisto. È suo. Passo. Puoi? Prego. Certo. Scusate. No, aspetta, aspetta, aspetta. Queste buste ci servono. Oh, ma che ci servono? Reparti speciali. Yeah. Il dottore non ce la sicura. Lo stai siciliani in Austria. Due gran bei pezzi. Speriamo che finiscano nelle mani di chi conosce la storia e la rispetta. Ben trovata, dottoressa Arcangeli. Buon viaggio. Allora, Sinatra, vogliamo procedere? Io sono pronto. L'avevamo detto da soli, o no? Va bene adesso? Bella questa cittadina, con la gente è squisita, adorano gli italiani. Loro siamo tutti artisti, si divertono con il mio accento. Amano, amano veramente la nostra terra, sai? Senta, tra qualche minuto avrò in linea il procuratore, dovrò dare risposte concrete, quindi se non mi dispiace. Manda fretta, si rilassasse. Vedrà che grazie alla mia offerta lei avrà uno scatto di carriera. Offerta? Guardi che qui non si vende e non si compra nulla, quindi se lei non ha altro da dire, per me questo colloquio finisce qui, adesso. Peccato. Io ce la vedevo bene a comandare la procura della nostra città.
Palermo ha bisogno di una donna come lei. Mi sembra che lei stia dimenticando chi è. Michele Sinatra, latitante, ricercato per concorso in strage e associazione a delinquere di stampo mafioso. Quindi per favore basta con questa commedia. O parla subito, io la faccio estrodare. Ma lo sape che è un ballo davveramente? Bene, bravo. Allora parliamoci chiaro. Io sono venuto qua in Austria per farmi operare il cuore. Ho due bypass, sono stanco, malato e impaurito. Un trapianto potrebbe essermi fatale. Perciò ho preso questa decisione. Sono pronto a collaborare con la giustizia. Prego. Voi volete a Santa Barbatano. È una vita che gli è data la caccia, che cercate il suo nascondiglio. E allora io ve lo consegno. Però voglio garanzie precise per me e per la mia famiglia. Mia moglie e i miei figli devono essere protetti fino a quando tutta questa storia non sarà finita. Cioè lei sarebbe disposto a pentirsi? E perché ha deciso di parlare? Perché ho paura. Un cavallo quando diventa zoppo viene eliminato. Non serve più al suo padrone. Santa Barbatana non boia. Ho già fermato la mia condanna a morte e senza appello anche per la mia famiglia. Da quando ho saputo che sono malato come dalla caccia. Questo è il suo modo di agire. Il ramo malato vanno strappati via per evitare che la malattia si diffonda fino alle radici. Questo è lui. Mi dica adesso dove è nascosto Santa Barbatano. Ed io le garantisco di fare il possibile per far accogliere le sue richieste. Dottoressa, lei adesso mi sta offendendo. Io sono malata al cuore, non alla testa. Devo parlare con il procuratore. Allora non vuole capire. Io per Santa Barbatano sono selvaggina, puzzo già di cadavere. Lei adesso mi deve dare qui e subito una risposta. Io capisco perfettamente, ma ci sono delle procedure da rispettare. Io me ne fotto delle vostre procedure. Qua c'è in gioco la mia vita e quella dei miei cari, capito? Io tra due giorni, alle 7 del mattino, sarò qua in questa piazza. Lei mi manderà la squadra che io le indicherò e che mi scorterà in segreto. In Palermo. Sempre, naturalmente, dopo aver ricevuto comunicazione da parte dei miei familiari che si trovano in un luogo sicuro e protetto. Queste sono le mie condizioni. Adesso sta a lei prendere o lasciare. Di che squadra sta parlando? Quella dell'ispettore Paolo Cecchini, detto Omero.
So che sta lavorando per una nuova squadra. Io mi fido di lui. Se li ha scelti come ero quei ragazzi, vuol dire che valgono. È successo tutto così in fretta che anch'io sono stato colto di sorpresa. Una trappola, Marco! Sinatra non capirebbe mai partitano. Sinatra non è più lo stesso, la malattia l'ha cambiata. Da più di un anno è fuori dalla famiglia di Parmitano, però sa dove si nasconde. E questa volta riusciremo a prenderlo. La nuova squadra non è ancora pronta. Sono giovani, senza esperienza. È vero che sono giovani, ma li ho visti, sono in gamba. In gamba? Guarda, te li ricordi? La mia vecchia squadra, loro erano in gamba, tutti veterani. E Nicola Parmitano li ha sterminati tutti, senza pietà. Per ordine del padre e con la complicità di Sinatra. Dopodomani Nicola Parmitano esce dal carcere per decorrenza dei termini. E tu mi vieni a dire che Sinatra si è pentito. Non regge. Paolo, guarda che capisco esattamente quello che provi. Io ti sono vicino, credimi. Ma non abbiamo alternative. Che significa non abbiamo alternative? L'ordine è partito dalla procura di Palermo. Tra due giorni dovrete trovarvi a Klagenfurt, prelevare Michele Sinatra e scortarlo fino al palazzo di giustizia di Palermo, dove lo aspetta la dottoressa Arcangeli. Il nome in codice dell'operazione sarà Odissea. Ora sai come stanno le cose. Io ho fiducia in te, Paolo. Anche mia moglie si fidava di me. Per questo non è riuscito a salvarla. E dopo domani Parvidano, il suo assassino, esce dal carcere. Ho visto che ai nuovi ragazzi hai dato gli stessi nomi della vecchia squadra. E non credo che tu l'abbia fatto solo per affetto. Tieni, ti lascio l'incartamento. Anche se lo conosci meglio di chiunque altro. Ci vediamo a Palermo. Ciao, Omero. Avete 48 ore di permesso? Prima di partire. Partire per dove? Ma almeno se posso sapere dove vai? Almeno questo, se posso sapere dove mandano? L'ho già detto, non lo so dove ci mandano. Sono teso perché questo è il mio primo incarico importante, papà. Comunque devi stare tranquillo perché non c'è assolutamente niente di cui preoccuparsi. Ah sì, devo stare tranquillo? Ma come qui ogni due minuti morono, si ammazzano, si massacrano, si sparano addosso. Devo stare tranquillo, dobbiamo stare tranquilli. Ma dimmi te se io che ho fatto il famigerato 68 che coi cerealini mi ci scontravo ogni due minuti, mi doveva capitare un fio poliziotto! Ma che cosa c'entra il 68? Oggi è tutto diverso, è tutto cambiato.
Siamo nell'era di internet, ci sono i satelliti, grazie a Dio. Sì, oggi siamo nell'era dei computer, pistole spaziali, bombe intelligenti, laser, è vero, però la gente muore, e noi dobbiamo stare tranquilli, noi non ci dobbiamo preoccupare. Ora basta, Michele, avanti. Io finora mi sono stata zitta perché tu sei suo padre, ma ora basta. Matteo ha deciso di fare il poliziotto. È la sua vita, non la nostra. Noi non lo possiamo torturare. Ci possiamo solo preoccupare. E tu gli devi portare rispetto, come io l'ho sempre portato a te. Mamma, papà, basta! Smettete. Io volevo soltanto festeggiare con voi questo incarico. Mi sa che proprio ho sbagliato a venire. No, ma non dire così. Matteo. Matteo. Ti voglio fare vedere una cosa. Esce. Ho saputo che esce presto. Io te l'ho voluto dire perché tu non ti puoi dimenticare di lui. E come potrei scordarmi di Ernesto Musumeci, il mio caro fratellastro? È tuo fratello. E le sue colpe sono ancora tutte da dimostrare. Mamma, se Ernesto è in prigione è perché ha preferito seguire le orme di suo padre, di quel grand'uomo del tuo primo marito. E se continua così, prima o poi farà la sua stessa fine. Morto, ammazzato in mezzo a una strada. Ernesto non è come suo padre. Io lo so. Me lo sento dentro, sono sicura. Lui è diverso. Lui è come te. Sì, te lo dico io. È stato sempre solo nella sua vita. Ma chi ha avuto? Una famiglia non ce l'ha avuta. Non ha avuto il padre. Quel grand'uomo del mio primo marito, tesoro? Non ha avuto a me. Non ha avuto una madre. È stato solo più sfortunato di te. Ringrazio soltanto Dio di non portare il suo stesso cognome. Perché per colpa sua stavo per essere cacciato dal corpo di polizia con un marchio d'infamia. Possibile che non riesci a capirlo. Ma certo che capisco, ma io tutte cose capisco. Ma che cosa credi, che io non mi rendo conto di quello che hai passato, di tutti i rischi che corri? Ma siete figli miei, tutti e due. E una volta sistemate queste cose, tuo fratello qua dovrà tornare. Perché questa è anche casa sua. E tu non glielo puoi impedire. Lo sai. Qual è il mio più grande desiderio? Quello di vedervi uniti. Insieme. Tutti e due. Felici. Sereni. Come due fratelli. Matteuzzo. Dimmi qualche cosa. Mi dispiace, mamma. Io ho già fatto la mia scelta. E se Ernesto torna qua, sarai tu a fare la tua. O fichi palpitare, anni esce. Thank you.
niente, Ernest. Domani sarai tu ad uscire. Così sembra. Appena fuori lo sai quello che deve fare. Ho onorato della vostra fiducia. Non avrete a pentirvene, Don Palpitano. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Avanti. Allora, come sta il mio campione? Bene. Uno, due, tre. Sorpresa. Giulio, ti sei ricordato? Sei riuscito a trovarlo? Quello che è promesso, è promesso. Tieni. Ah, di che squadra sei tu? Da Roma. Ah, dammi 5. Tieni, aprilo adesso. Guarda. È quello che volevi? Sì. Guarda, mamma, è bellissimo. Sei contento? Sì. Grazie, Giulio, sei fantastico. Io e Giulio siamo un attimo. Andate, andate. Rimango io col bambino. Piccolo genio, guarda che poi mi insegni come funziona, eh? Certo. Ciao. Guardalo. Guardalo com'è contento. Sei riuscito a farlo sorridere, non so come ringraziarti. Come vanno le cose? Il dottor Bertelli ha parlato col professor Nelson di Boston. È in Italia, sarà qui per visitarlo. Questa è una bella notizia. Vogliono sperimentare una nuova cura. È una terapia lunga che comporta dei rischi. Ma non potevo negargli questa possibilità. A soli 5 anni è già da valutare per vivere. Il dottore dice che Nino ha una fibra forte, che può farcela, sì. Sono io che non ce la faccio più. Questa vita è uno schifo, è uno schifo. Shhh. Perché fai così, eh? Che c'è? Le cose cambieranno, andrà tutto bene. Io sono con te, ma tu devi essere forte. Soprattutto per lui. E certo, devo fargli anche da padre, vero? Perché suo padre non è mai venuto a trovarlo. A quel bastardo non gli importa niente del figlio. Anna Maria, calmati. Qual è il nostro motto, te lo ricordi? Né rabbia, né depressione. Scusami, non volevo sfogarmi con te. Ma c'è una cosa che devo dirti. Io non credo sia il caso che io partecipi a questa missione. Sono troppo confusa, impaurita e non... Forse non hai capito. Tu per questa missione sei indispensabile. Noi non possiamo fare a meno di te. Nino starà bene, starà con Matilde. Quindi adesso rilassati, fai un bel respiro. E preparati a partire. Lo credi davvero? Sono pronto ad affermarlo davanti ad un giudice, se è necessario. Sei il poliziotto più testardo e incosciente che conosco. Ma anche il più dolce.
Pronto? Sono io. Che mai a dire? E quell'incontro l'ho avuto. Allora? È stato più facile del previsto. La giudice si è convinta. Mi scorteranno loro. Partiamo domani mattina. In 2 ore dovremmo essere al confine con l'Italia. Senti, tuo figlio è uscito? Sì. Bene. Adesso tutto è nelle vostre mani. Amaro, che c'è da cenne? Grazie. Prego. Che vuoi morire? No, grazie. Da magna magna, Sta male. Ah, voi dove sta male? Buongiorno, come va? E questo chi è? È quel coatto di mio fratello che si veste Mel Gibson, arma letale 1, 2, 3, 4, 5, guardalo. Ma sta zitta, cretina. Io in teoria sarei il padrone di casa, avete capito? E te qua? Che c'hai? Eh? Come non parli? Sei tutto rosso, stai male. Oh. Eh? Claudio! Ho capito, va. In piedi? In piedi! Dai! Alzate! Al muro! Al muro! No, buca lì, cosa sta fatta? Che stai a casa tua? Stai a casa tua, stai! Namo, namo! Dai, Roscia! Guarda che fumera, guarda! Cammina! Poi ripasserà giù! Hai finito la vomità, morti! Dai! Dai! Al muro! Al muro! E te qua? Che mi dici? Che mi dici, Clara? Ma sai, basta con queste perquisizioni, che ci fa perdere tutti gli amici, ci fa perdere. Amici dove? Amici perché? Questi sono amici, so. Eh? Che ci fai con questi amici? Oh. Questa che roba è? Questa che roba è? Eh? Volete che ve lo dico io, che è? Questa è droga! E io lo sai che so? Eh? Io sono un agente di pubblica sicurezza! Ci avete presente quelli vestiti di blu? Ma per Ducane sta a fare tutto sto casino, manco starsi ancora con quelli della Narcoggi, non c'è stai più, lo vai capire? Se vaffanculo! Ma sai, io non c'entro niente, te lo giuro, sono arrivato mo'. Fuori, a casa. Ognuno a casa vostra, andiamo! Fuori! Fuori! Ciao, Clara, ciao, sta! Vedete il muretto? Lo do io il muretto, te ci attacco al muretto! Fuori! Chiudete la porta! Io non so proprio più che devo fare con voi. Ditemelo voi. Cosa sapete fare? Mi dite una cosa che sapete fare, eh? Una cosa che sapete fare! Guardate, tutto il giorno sti cadaveri sul muro! Ma non... Da quando siete venuti a vivere a casa mia, studiamo, se ne parla. Sta casa è ridotta a Monnezzaro. Sei della vergogna della famiglia. Ma quale famiglia, manco fossi mio padre, te? È vero, so tuo padre. Però se non te sta bene oggi stesso, chiamo il giudice e te ne torni a casa da lui. No, Save, quello ormai c'ha già un'altra famiglia, noi stiamo bene qui con te, Save. Però, Save, ci fa rimanere con te, piuttosto che torna con loro, io, Save, io. Va bene, va bene, va bene. So più che devo fare con voi. Però vi voglio bene, avete capito?
questo chi è? Dove sono gli altri? Che gli avete fatto fumare? La vostra moglie? No, vabbè, questo è così naturale, non si fuma manca le sigarette, non si fuma. È scappato da casa, ma pensano all'ospedale qua da noi, si chiama pressione. Piacere. Io sono una di minima e due di massima, ma forse mi sbaglio, lei che dice? È che se c'hai pure l'X a giocare la mascherina. Vatti a fare il caffè, presto io sbidati i capelli. Se raccomando, dice che è tutto nelle nostre mani. O c'è qualcosa di nuovo che mi vuoi dire, Nicola? Sinazio, deve stare tranquillo. Lui fa il suo lavoro, io faccio il mio. Questo gruppo di fuoco non lo comanderai tu. Se ne occuperà Sant'Elia. Tre anni. Tre anni di galera. Non si cancellano facilmente, papà. Quell'uomo deve pagare. E tu non puoi impedirlo. La tua sete di vendetta può rovinare tutte cose. Ci ammazzai sta mogliere, un tabasta. Questo infame potuto di Paolo Cecchini. Sono tre anni che ce l'abbiamo addosso. Ed è per questo che ho ordinato la sua testa. Per levare me una volta e per sempre, dai cogliona! Nicola. Tu hai rischiato troppo. Io non voglio che tu ti esponi ancora. Ma come fai a non capirlo? Nicola Leone, guardami negli occhi. Tu sei l'unico figlio che io ho. Se dovesse succedere qualche cosa, ti giuro... Papà... Hai paura? Di che? I nuovi sbirri di Omero. Noi sappiamo tutto di loro. E non sanno niente di noi. È un piano perfetto. Organizzato. Ho già parlato con Sant'Elia. Scusapaglie da scassapagliari, un lavoro da soldati, decola. Noi due dobbiamo stare insieme. Mentre che succede qualche cosa. Se noi siamo insieme, accanto, non potremo scampare. No, papà. Questo è il mio piano. E tu
deve avere fiducia. Non ho parenti da salutare. Vivo qui da solo. Questa è la mia libera uscita. Come me. E vorresti farmi credere che non c'è nessuna ragazza che mi aspetta fuori? Veramente ce l'avevo. Ma è finita male. Perché? Incompatibilità con la divisa. Si è scoperto che sono un poliziotto e mi ha lasciato. Ha fatto bene. Non si nascondono queste cose. E tu? Stai andando dal tuo ragazzo? No, l'ho lasciato. Ah, e perché? Incompatibilità di carattere, faceva troppe domande. Ah. E allora dove vai? Da un'amica. Ah? Beh, allora salutala, eh? Ma neanche sai chi è? Come no? La signora Maria, la proprietaria del bar qui fuori. È sempre lì da sola, triste, che discuti con un succo di frutta, no? È una birra. E poi che fai, mi segui? No, no. Passavo lì per caso. Senti, comunque, se non hai impegni, usciamo insieme stasera? No, grazie. Io vado a letto presto e da sola. Ah, ma che brava bambina. Ciao, maratoneta. Sì, sì. Maratoneta. Maratoneta è una parola grossa. Sei venuto qui? Non è stata colpa tua, Paolo. E nemmeno adesso lo è. No, non è così. I colpevoli non si possono scegliere. Ho sbagliato io. Senti, Paolo, io sono tuo amico. Qualunque cosa succeda, qualunque decisione tu prenda, io sto al tuo fianco. Io sto con te. Ero solo venuto per dirti questo. Paolo, io ho paura. Ulisse, ci sono un sacco di cose che devi sapere. Perché quella che sta per cominciare è una guerra. Vieni.
Dov'è? Ci sta spiando nascosto da qualche parte. Tra un po' uscirà fuori con un topo dalla tana. Finalmente ci vediamo. Omero. Così sembra Sinatra. Ora fanno parte della squadra. Muoviamoci. Allora, mi vuoi presentare a queste ragazze? Ho io le sue medicine, Sinatra. Deve prenderne una ogni 8 ore. E comunque per qualsiasi problema è a me che deve rivolgersi. La ringrazio per l'attenzione che mi dedica, ma vede, signorina, io non ho nessun problema, a parte il cuore. E che non sono abituato a parlare con femmine belle come lei. Perché generalmente preferisco fotterci. Volesse chi è? Lui? Eh? Giovanotto, sto parlando con te. Te l'ha detto Omero la fine che ha fatto il tuo predecessore? E chiudi quella bocca, Sinatra! Non devi dire più una parola. Senti, bellezza, ficcatelo bene in testa. Nessuno può impedirmi di parlare, chiaro? Avevo chiesto protezione e mi hai portato 4 stupide reclute. Che bastardo. Non puoi farne a meno. Che sei una non fumatrice? No, ma in macchina mi dà fastidio gli occhi. Apro un po' il finestrino, va bene così. Chiudilo, chiudi, che è pericoloso. Oh, ma che ci avete tutti quanti? Mica siete nervosi, no? Ma perché tu sei tranquillo? Ragazzi, viaggiamo in incognito, lo volete capire o no? Niente biglietti, passaporti, documenti, niente di niente. Va bene? Volete che vi faccio una tabellina di marcia? Allora, ore 21, consegna del pentito alla procura di Palermo. E alle 10:30 vi porto in un localino che conosco io. Pasta alla norma, i bottini di pesce spada, cassata siciliana, sorbetto al limone. Ma scusa, il sorbetto al limone dopo la cassata siciliana? Ma lascia fare, a mezzanotte ce ne andiamo tutti a letto. Alle 6 sveglia, alle 7 colazione, alle 8:30 aereo per Roma. Alle 10:30 ci siamo in casella. Alle 2 libera uscita e
Hai permesso premio di 48 ore per tutti? Eh certo, non fa una piega. Invece sai qual è la realtà? Ore 8, ancora non siamo entrati in Italia. Involtini di pesce e spada. Ma tu veramente pensi che questa è una passeggiata? Perché non è una passeggiata? Passateci. Al prossimo casello lasciamo l'autostrada. Che fa? Le manda avanti. La cosa ti preoccupa, Sinatra? No. Sono usciti a Pontebba, dovete tornare indietro. Non li dovete perdere di vista. Ci penso io a quegli infami. D'accordo. Parte. Torna indietro! Vieni, volare, pezzo di me! Dai! Maledetti bastardi!
mettetelo al riparo! Scappano!
Non in ospedale. Il treno in arrivo è diretto a Trieste, dovrebbe essere già qui. Io su quel treno non ci salgo. Ma che dice, dottore? Da adesso in poi il vostro nuovo comandante è Ulisse. Dovete seguire tutti i suoi ordini, chiaro? Dovete arrivare a Palermo e consegnare Sinatra in procura. A qualunque costo. Niente telefonate, niente contatti, niente fermate. Siete soli. Decidere quando e cosa dire agli altri. Adesso vai. Vai.
Lo sai che è ammazzato? Il figlio di Sante Parvetano. Chiama la procura, devono dare l'allarme. Tu non ti rendi conto della guerra che hai scatenato. Adesso nemmeno l'esercito potrà proteggerci. Questo viaggio è finito. Faremo tutta la fine di Omero. Maledetto bastardo, tu sei un uomo di Sante Parvetano. Adesso tu mi dici come hanno fatto ad intercettarci. Achille, stai fermo. Come cazzo hanno fatto ad intercettarci? Achille, stai fermo. Adesso calmati e torna al tuo posto. Sapevano che venivamo a prenderlo. Ci hanno seguiti. È stato lui che ci ha traditi. Ma è possibile che non lo capite? Ah, sì? E che interesse posso avere a farmi ammazzare in un'imboscata? Questo è vero. Ma la fuga di notizie c'è stata. Parvetano è un uomo potente. Ah, ma allora Omero non mi ha detto nulla. Arriva dappertutto. Parvetano riesce ad avere informazioni preziose. Lui tiene i piccioli. Il potere, quello vero. Lui si insinua nell'animo delle persone come il diavolo. Lui è il demonio, io non voglio finire all'inferno. Se non mi fate parlare subito con la dottoressa Arcangeli, io ritratto tutto. Voglio garanzie precise, ma non dirò una parola. Garanzie? L'unica garanzia che posso darti è che nessuno di loro ti sparerà in testa. Sinatra. A meno che non sia io a ordinarlo. E adesso ti conviene di sta zitto, perché poi ci penso io a fatte per la pezzo de merda. Ora basta. Agamennone, Telemaco, andate fuori, controllate il corridoio. Muovetevi. Tanto averci la forza e la calma di Ulisse, perché io a quello lì proprio non ce la faccio a sopportarlo. Dillo a me, sto bastardo infame. A me fuma che sono nervoso. Secondo te sto Parvetano è veramente così potente? E che ne so? Io so solo che, dimmi se è giusto che un poliziotto deve morire così, eh? Su una panchina come un barbone, un cane, un figlio da nessuno. C'è una rabbia dentro che fa che... Io quello che... Quello che è successo oggi in piazza non me lo scordo più. È stata una passeggiata come vi avevo detto. Non ti preoccupare, finirà tutto bene. Andrà tutto bene, non ti preoccupare. Le sue medicine, Sinatra. Venga. Lei è molto gentile. O fa per dovere o per umanità. Sono un poliziotto, non un infermiere. Il mio compito è quello di consegnarla vivo agli autorità.
Sai, io sono un uomo all'antica e non riesco ad abituarmi alle donne in divisa. Non è il solo. Ti stanno cercando, hai sbagliato a non rispondere. Poteva essere il magistrato, la dottoressa Arcangeli. Ma che fai? Vuoi metterti contro anche lo Stato adesso? Siamo tagliati fuori. Hai detto tu che non dobbiamo fidarci di nessuno. O sbaglio? Il dotto si conosce dal parlare, la campana dal suonare. E la tua campana suona a morto. Sai come sono andate le cose a quelli che ci hanno preceduto? Dico, alla prima squadra del coro. Certo, lo so. Qualcuno lo conosceva pure. Avevano la caccia al Senato e a Partita, erano quasi riusciti a catturarlo. E allora? Che è successo? È successo tutto un giorno che in teoria doveva essere speciale. Si erano portati dietro anche Amanda, la moglie di Omero. La moglie? E perché? Perché volevano fargli una doppia sorpresa. Loro pare che avessero scoperto il nascondiglio del Barbitano. E la moglie voleva festeggiare con tutta la squadra il suo grande segreto. Aspettavamo un figlio. Il loro primo figlio. E lo voleva dire a lui guardandolo fisso negli occhi. Due notizie così importanti da dare al loro comandante nello stesso giorno. A volte mi pare di vederli come fosse una fotografia. Magari ridevano. Erano felici. Abbiamo trovato i frammenti di una bottiglia di champagne in mezzo a quello che rimaneva della loro corpi. È stato Nicola, il figlio di Barbitano, a farli saltare tutti in aria. Nicola. Nicola Barbitano? Quello che ci ha sparato addosso. Proprio lui. È stato rilasciato per decorrenza dei termini. Adesso hai capito come stanno le cose. E ora ci siamo noi. La seconda squadra. Saveria. Tu pensi che anche noi... No. Ma non finiremo così. La mia parola. Torno subito. Sanno gli altri che c'è del tenero fra voi due? Eh? Quando la finisci di dire stronzate, è Sinatra. Perché mi serve attento, Ulisse. A me non mi va di prendermi una pallottola
a causa di una tua distrazione. Stai tranquillo, Sinatra. Quando arriverà il tuo turno, io starò attentissimo a godermi lo spettacolo. Sì, buongiorno, sono Anna Maria Donati. Può passarmi la stanza numero 30, per favore? Sì, è mio figlio, grazie, sì. Pronto, mamma? Sì, mamma, sono io. Pronto? Pronto, mamma, mi senti? Pronto? Occupato, provi più avanti. Scusate il disturbo. Devo andare al bagno. Va bene. Accompagnatelo. Non mi dici come stanno le cose? Detto che se era per voi due, a quest'ora mi aveste già buttato fuori dal cielo in corsa, non è vero? E perché rischiare di romperti solo una gamba? Meglio andare sul sicuro. Ucciso mio figlio, vivo, qua, davanti a mio, tu a Palermo, ci torni chiuso in sala bara. Chi siete? Chi vi manda? Nicola Parpetano diceva che sei un bravo picciotto. Era nel cuore del suo cuore. Sempre pronto a servirlo. Andiamo da lui adesso? Vieni, abbiamo poco tempo.
me non è. Andate a vedere com'è la situazione. Dai. Fuori da qui saremo un facile bersaglio. Stiamo attenti e cerchiamo di raggiungere la biglietteria al volo. Chiaro? Piena di colleghi, cercano qualcuno. Forse uno spacciatore. C'hanno i cani. Adesso? Calma, con calma, niente panico, ci dividiamo. Achille, Calypso, voi due state davanti. Elettra, tu rimani dietro con Sinatra. Scendete e mischiatevi tra la gente. Dovete sembrare due vere coppie. Andiamo, andiamo, dai! Forse è meglio se lo tengo. Va bene, andiamo. Vai. Documenti, per favore. Apra la borsa, per cortesia. Ma che succede? Niente, niente, è un semplice controllo. Arriviamo sulla porta, baciami. Eh? Baciami. Ok. Non ci provare, eh? Questi ci hanno sgamato, ci fissano. Non finta di niente, per l'amore. Va bene, comincia tu. Oddio, un toro. Un cane travestito da toro. All'uscio l'ha puntato quello di carica. Ah, adesso parlo siciliano stretto, tu fai finta di capire e basta. Sì. Tu ricordi quando andiamo a mangiare davanti dove c'era già uno skyparo, da bar? Andiamo molto a cantare. Ciuri, ciuri, ciuri di sultola. Buono ci vai. Ehi tu. Fammi domani. Ciuri. Fammi domani. Dove sei? Dove viene? Io sono in Palermo, come a te. Come a te. E tu? Ustesso. Ustesso. Buon, passate e vieni. Le ho data Calypso. Tranquillo. Vado subito a prenderle. Andate a prendere! Deccami! Il senatore, deccami che blu! Contro la valigia! Il conte è puta! Il conte è puta! Lui è senato a 200 Venezuela! Ecco qua, pieno dentro! Elettra! Che è successo? Sinatra, sta male. Ha bisogno delle sue pillole. Seguitemi.
Che è successo? Sinatra è scappato. Che ci fate qua? Dove sta Sinatra? È sparito. No, cazzo! È tutta colpa mia. Achille Calypso, adesso ascoltatemi bene. Prendete la radio dalla borsa e nascondetevela addosso. Ci dividiamo e rimaniamo in contatto con quella. Elettra, tu tieni questa. Voi due, andate a noleggiare due macchine, dai. Che avete da guardare? Muovetevi! Achille Calypso, andate al porto. Io e Elettra al centro della città. Riprendiamolo quel bastardo, dai. La volpe è in fuga, inseguita dai cani. Niente da fare. È tutta colpa mia. Giulio, io sto rovinando la missione. Tu non puoi permettere che... Poteva succedere a chiunque, Anna Maria. Non prendertela. Io ho ancora bisogno di te. Qui Ulisse, ti sento. L'abbiamo trovato. Siamo al Porto Vecchio. Stategli addosso, stiamo arrivando. Trovato, andiamo. Culo! Magazzino 26, Porto Vecchio, venite! Avverti, ragazzi, digli dove siamo e falli venire con le due macchine. Ok. Qui Elettra. Agamennone, Telemaco, rispondete. Mi ricevete? Agamennone, Telemaco. Sì. Siamo a Porto Vecchio, magazzino 26. Abbiamo trovato Sinatra. Sì, ho capito. Tra qualche minuto siamo da voi. Ti sei incantato, devi firmare pure te. Thank you.
Achille. Controlla l'esterno. Appena arrivano, avvertimi. Ok. Sono riuscito a fregarvi. Sono scappato senza problemi. Ma pochi mesi fa non ce l'avreste mai fatta a prendermi. Siete solo pesciolette piccoli, appena nate. Pupe, larve, polpettine di neonata. Da mangiarsi in un unico prelippato boccone. Adesso alzati. Ho detto adesso alzati. Non hai niente, niente addosso, comandante. Io voglio soltanto parlare con il giudice. Mi dovete consegnare alla polizia. Voi non siete professionisti. In queste condizioni a Palermo non ci arriveremo mai. Come pensate di farcela contro l'omine di Parvetano? Ulisse, due macchine in arrivo. Riesco a vedere quanti sono. Dobbiamo comunicare con gli altri. La radio. Qui Ulisse, mi dicevete. Ti sentiamo forte e chiaro. Dove diavolo siete? Dovete venire immediatamente, abbiamo visite. Abbiamo capito bene. Sì, sì, avete capito bene. Tu non ne sai niente, vero? Alla stazione ho riconosciuto un uomo di Parvetano, per questo sono scappato. Voi siete stati così bravi da farvi seguire. Ancora non vi rendete conto con chi abbiamo a che fare. Siamo condannati. E tu più di tutti noi. Adesso ascoltami bene, pupazzo. Ancora non ho capito qual è il tuo gioco. Però vedi, c'è una cosa di cui sono sicuro. Se uno dei miei viene solo sfiorato da un proiettile, beh, allora sarò io a condannarti a morte. Con questa sinatra e senza preavviso. Da questo momento ti tengo sotto mira. Scendono dalle macchine. Ecco, ci siamo, vengono qui. È inutile che rimani là. Vieni. Achille, ci capisci qualcosa? No, purtroppo no. Chi è che ti può sa farlo funzionare? Io,
Ho lavorato come magazziniere prima di entrare in polizia. Benissimo, andiamo, okay. Proviamo a metterlo in moto. Prova ancora, dai. Riprova. E tu hai detto che hai ingolfato, non parte. E tu insisti, su. Non parte, maledizione. Non parte. Dai, Elettra, devi farcela, su. Su, cazzo, dai! Dai! Mettilo in moto! Dai, parti, dai, fanculo! Parti! Ancora, dai! Sali in macchina, ci vediamo alla piazza centrale. Vado io a recuperarlo. No, penso io a lui. Voi andate! Muoviamoci, stanno arrivando! Thank you.
Matteo. È tanto che non ci vediamo. Sparami adesso, Matteo. O dovrei farlo alle spalle? Che c'è da guardare? Le tue mani. Ah, sì? E che cosa hanno le mie mani? Le mani non nascondono l'età così come mostrano la vita. Le tue sembrano callose, forti, ruvide. Mani da contadino. Da povero. La povertà fa l'uomo ingegnoso e tu sei furbo. Se ancora non mi hanno ammazzato, il merito è tuo. Che cos'è questa? Una dichiarazione d'amore? Riconoscenza. Semplice riconoscenza. Via, andate via, via da qua, su! Grazie, Dio vi benedica! Non possiamo aspettare ancora. Elettra. Sì. Noi proseguiamo per Bologna. Appena arrivano gli altri, prendi l'autostrada e raggiungici. Ok, d'accordo. Andiamo. Ma sai quella della rana e dello scorpione? No. Come non la sai? Vecchia come il cucco. Ti ho detto che non la conosco, allora? Allora te la racconto io. C'era uno scorpione che doveva attraversare l'Australia. E chiede aiuto alla rana. La rana si gira. E gli dici, io te porterei pure. Se poi mi pizzichi io mi ero avvelenata.
Se io ti pizzico col pungiglione mio, gli risponde lo scorpione. Te mori. Ma io moro con te perché mi affogo. La rana si fa convincere e si fa montare a groppa. Arrivati a metà dello stagno, la rana si sente puncicà. Se gira gli dice al brutto infame. Ma è puncicato. Io adesso crepo. Ma te mori con me. Lo scorpione con quella cucina fina fina. Tipica dei scorpioni che si stanno affogando, c'è presente? Gli dice, è vero. Quello che ho fatto mi condanna. Ma la natura mia non si comanna. Hai capito la storiella? Perché che c'è da capire? C'è da capire. Prima di farmi pizzicare da te, voglio sapere chi mi sto a portare in groppa. Se un collega ruscio un branato o uno scorpione avvelenato. Ma che cazzo! Che vuoi? Che cerchi? Mi provo a vedere che t'inventi adesso con l'altri. Elettra, chiamo Ulisse, mi sentite? Ti ascolto. Sono dietro di voi, procedo a pieno carico. Passami Telemaco. Vuole parlare con te? Ti ricevo, passa. Che c'è, Sinatra? Tieni qua. Rispondimi, Sinatra, che hai? Sinatra, Sinatra, che ti succede? Fuori dall'autostrada. Svelti, fuori dall'autostrada. Aiuto, Aria, aiutatemi. Ecco, ci sono problemi? Stiamo uscendo. Aiutatemi. Lui sta male. Sai che ci fermiamo, Sinatra sta male. Sarà vero questa volta? Muovete.
mister, io... Ma che sta facendo? Quella non è la sua medicina. Aspetta. Tante iene attorno a un cadavere, ma io non ve la do questa soddisfazione. Camperò il tempo necessario per godermi il finale di questa storia. C'è una cosa che dovete sapere. Al porto ho lasciato fuggire uno degli attentatori. Potevo arrestarlo e non l'ho fatto. E perché? Ernesto Musumeci. Aspetta, aspetta un attimo. Vuoi dire che uno degli uomini di Parvitano è tuo fratello? Adesso tutto è chiaro. Ora sappiamo chi passava le informazioni. Comandante. A che minchia di comandante sei se ti porti appresso uno sbirro colloso, eh? Io a questa gli spacco la faccia! Sta fermo, Telemaco. Non posso farmi insultare da questa bestia! Io non sono un traditore. Adesso cerca di calmarti. No, io non sono un traditore! Sto attento, adesso cerca di calmarti! È chiaro! Achille, Calipso, prendete Sinatra e ammanettatelo. Ancora qualche altra cosa. Prendi gli altri e portali al centro della pista. We'll be right back.
Il viaggio continua. Andiamo. Non vado da nessuna parte col fratello di Musumeci alle costole. Lui resta qui con Agamennone. Sei contento? Muoviti. Sono esatte. Don Palpitano è stato categorico. Solo il caposcorta deve sopravvivere. Solo io. Muovete, sai che cosa deve fare. A me il comando di questa operazione. Là dentro c'è tuo frate. Mio frate si chiamava Nicola Palpitano. E chiede solo uno sbirro cornuto. D'accordo. Seguite Musumeci. C'hai paura? Sì. Tu? Io sono più anziano. L'esperienza insegna, te capisci, no? Sì, sì, capisco. Di conseguenza tu non hai paura. Sto solo a cagare sotto. Però poi passa. Che te ridi, oh? Porta rispetto. E ricordati che io sono Agamennone, re di Argo, mi pare. Di Argo. E tu Telemaco, che ti piace Calipso, che non ti sei pilava niente perché è innamorata di Achille. E per complicare tutta questa assurda situazione ci sono messi pure Ulisse e Elettra che se la intendono. Vabbè, tu lo sai chi era Agamennone, no? Che fine ha fatto? È stato ammazzato dalla moglie Clitennestra e dal suo amante, Egisto. Così sarei un re cornuto a morire ammazzato. Ti posso confessare una cosa? A me sta storia di nomi mi pare tanto una stronzata. Vengono i cattivi, famo come i film americani, eh? Cioè? Spariamo come matti in tutte le direzioni. Sì, con che cosa? Quelli c'hanno sempre 2000 caricatori, a noi ce n'è rimasto soltanto uno. Basta perché sono arrivati.
Vuoi il cambio? No, grazie. Magari più tardi. La medicina comincia a fare effetto. Ho bisogno di mangiare qualcosa per calmare il dolore. Devi resistere, Sinatra. Appena è possibile faremo una sosta. E poi dritti a Reggio, senza fermarci. Ragazzi, qui vicino c'è il circolo di un mio amico. Possiamo andare a mangiare da lui. Se per voi va bene. Però... Però cosa? Beh, c'è il rischio di trovarlo affollato. È pieno di gente a quest'ora. È meglio stare in mezzo alla gente che isolati. Andiamo, dai. Uno sono l'altro. Tutti morti. Avevo nel diavolo in corpo quei poliziotti bastardi. Guardate come mi hanno ridotto. Vincenzo, Michele, salite sulla sua macchina e seguiteci. Vediamo come sta questa ferita. Dov'è Adrano? È partito. Gli aveva in mano una cosa molto delicata. Non ci pensare ora. Amonin. Se vuole, può andare a casa a riposarsi un poco. Che gentile. La manda il dottor Bertelli, vero? Vero. La ringrazio tanto da parte mia. Buonanotte, tesoro. Dorme da più di un'ora. Non credo che si sveglierà prima di domani mattina. Grazie. Arrivederci, signora. Di qualcuno che non c'è, negativi che virtuali dentro me non trepassano la realtà. Sta crescendo adrenalina in me come un film che manda flashback. No, è un bombardamento di replay. Senza lei. Lo sapevo, le macchie, guarda. Che c'è? Guarda qua. Hai qualcosa per coprire? Alla metà basta un poco di questo e il viso torna a splendere. Tieni. Ma che facevi, la rappresentante di prodotti di bellezza? Ma no, dai, era per sdrammatizzare, non ti preoccupare. È una normale reazione allo stress di oggi. A chi è dedicata tanta attenzione? A nessuno, perché? No, no, niente, niente. Sai, mi sembrava che la gente varano. Achille? Oddio, no, forse mi sbaglio. Ti sembrava? Ma guarda che se non devo parlare non fa niente. Allora? Si è preso una cotta per te. Sì. Ah, tu credi che io gli piaccia? Tanto quanto a te piace lui, cara. Ma stai tranquilla, non lo dica nessuno. Perché ti vedi così tanto? Guarda che non c'è niente di male. E poi quando tutta questa storia sarà finita, potrà nascere qualcosa. Vuoi dire come tra te e Ulisse? No, no, cara, guarda che ti sbagli. Noi siamo soltanto amici. Ah, sì? Ah, no? Sono così preoccupata per mio figlio. Non lo so, se solo potessi sapere com'è andata la visita. Cioè, ci sono speranze. Beh, chiamalo, no?
Gli dai il bacio della buonanotte a Tacchi? Vorrei tanto, ma non posso farlo. È troppo pericoloso. Hai ragione. Andiamo dagli altri, dai. Va bene. Signora, dove va? La vogliono al telefono. Ma guardi che si sbaglia, io non... Forse è preoccupata per suo figlio. Si muovesse, signora. Un becerito la sta aspettando. Dov'è Elettra? Adesso arriva. Pronto? Mamma, mamma, sei tu? Sì, amore. Stai bene, tesoro? Sì, mamma, mi sono svegliato da poco, sai? Ora passami la nonna. La nonna non c'è, è andata via. C'è un nuovo infermiere qui con me. Mi ha detto che ti deve parlare, che è importante. Va bene, passamelo allora. I miei amici li ha già conosciuti, signora. Non ha da preoccuparsi. Io e suo figlio ci stiamo divertendo con il computer. Lo vuole salutare? Di ciao alla mamma, Nino. Ciao, mamma. Mi vieni a trovare domani. Sì, amore. A domani, tesoro. Buonanotte. Buonanotte. Vi prego, non fate del male al mio bambino. Vi prego. Adesso te ne torni al tuo tavolo. E quando finisce questa canzone casente... Deve sparare ai tuoi colleghi, ma senza toccare Seneca e il tuo capo. Sono stato chiaro, vero? Eh? Io sto qui e aspetto. E se qualcosa va storto, tuo figlio muore. Ernesto Musumeci, una parola soltanto. Ricordalo.
No! Prossimo distributore, fermati. Sicilia è mia, finalmente ti rivedo. Dove credi che si nasconda, proprietario? Sei tu che devi dirmelo. Certo. Prima devo sapere se verranno rispettati i patti. Perché tu sei un uomo che mantiene la parola, non è vero, Sinatra? Senti, pezzo di sbirro, cerca di fare meno spiritoso. Tu sarai il primo ad entrare nella tana di Barbetano. E potrai guardarlo dritto negli occhi come io adesso sto guardando i tuoi. Vedremo. Bene. Ma lo concede un caffè prima di incontrare il giudice? Perché no? Del resto con la gola secca si parla male.
Non so come dirtelo, però insomma vorrei rivederti quando saremo usciti da quest'incubo. Capisci quello che intendo? Perfettamente. Solo che non so se ti conviene. Che vuol dire? Che una volta preso non ti lascio più scappare. Guarda che se è una sfida, è una sfida. Accetto. Seguimi senza fiatare. Dove sono i miei compagni? Eccoli là. Assassini! Maledetti assassini! Una dalla me. Con Giollo sicuramente ne deve avere un'altra. È qua. Vieni qua. Bravo Ernesto, hai fatto un ottimo lavoro. Ammazzate anche me. Che cosa aspettate? Ammazzatemi. Chi è, Primore? Tu sei merce pregiata. Io devo mantenere la mia promessa. Che fa, tu scordaste? Dov'è tuo fratello? È crepato. Con quel poliziotto di merda. Si sono difesi. E mi hanno lasciato questo piccolo ricordo. Bravo. E che pensi, che ti daranno un premio adesso? Io non devo dimostrare niente a nessuno. A nessuno! Allora, comandante. Hai capito chi ha guidato questo viaggio? Ho sempre sospettato di te, Sinatra. Qual è il tuo gioco? Io sono un cardiopatico come tante. Ma il cuore si può curare. Questo è solo il mio vero problema. 2 mesi fa mi è stato diagnosticato il peggiore dei mali. Una sentenza di morte senza appello. Tu ti sei inventato tutto. La storia del pentimento era solo una scusa per eliminare la nostra squadra. Come hai fatto con quella di Omero? Certo, adesso è tutto chiaro. Il tuo ultimo regalo è Santo Barbitano prima di crepare. Tu hai lasciato morire i tuoi compagni senza capire che ero io a manovrare ogni cosa. Avanti, forza, isamo le stepere, forza, la guida. Via, 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 cammina, togliamoci di qua.
Musumeci, accende la radio, voglio sentire il notiziario. Non si ferma la catena di delitti che sta insanguinando la nostra penisola. Tre agenti di polizia hanno perso la vita e 10 uomini sospetti appartenenti alla cosca della nuova mafia, legata al super latitante Sante Parvitano, sono deceduti in quella che appare come la più sanguinosa carneficina degli ultimi anni. I tre agenti uccisi sono stati identificati. Questi i loro nomi. Agente scelto Anna Maria Donati. Agente scelto Matteo Terenzi. La terza vittima della strage. Agente scelto Saverio Ceccarelli. Questa scia di sangue si ricollega al tentativo di estradizione del pentito di mafia Michele Sinatra. Operazione che ha portato alla strage di Venzone, con la morte del commissario Paolo Cecchini e di Nicola Parvitano, figlio del super latitante Sante Parvitano. Il figlio del boss era appena uscito dal carcere. È responsabile di questa inchiesta il magistrato Donatella Arcangeli. Eccole lei, sta uscendo! Chi erano quegli agenti? Appartenevano alla scorta di Michele Sinatra. Signori, signori, per favore, basta con le domande. Dovete avere anche lui? Per cortesia. Tra qualche ora saprete tutto, sarete informati. Grazie. Dottor Sargassi, mi raccomando, interrompiamo le trasmissioni per leggervi un comunicato stampa appena giunto nella nostra redazione. Poco fa, in una stazione di servizio nei pressi di Capaci, a pochi chilometri da Palermo, sono stati rinvenuti i cadaveri di un uomo e una donna. Si tratta di due agenti di polizia, l'agente Roberta Uderisi e l'agente Enzo Varano. I corpi, rinvenuti all'interno di una macchina, presentavano numerose ferite da arma da fuoco. Avanti, preparato. Amonin. Bordello per scoprire dove si trova Santa Parvitano. E pensare che ce l'avevano sotto l'occhio e non se ne sono accorti. Coglioni. Avrò l'onore di incontrarlo anch'io. Certo, te lo sei meritato. Per capacità e rispetto. Così finalmente avrò anche io lo stesso onore. Lo devi a lui se ancora non sei morto. Ci ha raccomandato personalmente di fare trovare vivo e vegeto. Per uccidermi con le sue stesse mani. Alla prossima gira a sinistra, siamo quasi arrivati. Non ho mai immaginato di incontrarlo qui, in pieno centro. Un grande peccato quando stare celato. Signore, il suo nome di battaglia è Ulisse.
come l'eroe dell'Odissea. Ulisse, portatore di disgrazie. Un esaltato prigioniero del suo egoismo. Fece morire tutti i suoi marinai pur di raggiungere il suo scopo. A dire che gli erano tutti amici, soldati fedeli, che lo seguirono in tutte le sue imprese. Ma lui no. Lui vedeva solo il suo sogno di gloria. Per questo Dante lo ha gettato all'inferno. Questo autopicciotto cacque. Ernesto Musumeci, per servirvi. Robanos ha eliminato tutta la squadra di Ulisse e ha ammazzato suo fratello Sbirro. Senza esitare. Provi pena per lui. E come potrei? Vostro figlio Nicola mi era fratello. Soltanto lui. Nicola aveva la tua stessa età, tutto istinto, come assomaggi. Povero figlio mio, Nicola. Io in suo cuore aveva solo Aitto. La roba, i piccioli, me ne fotto. Non mi interessano. Il rispetto, quello sì che è importante. Aitto incominciava a impararlo. Rispetto verso suo padre. Rispetto per le cose che gli volevo lasciare. E tu me l'hai ucciso. Con questa. E allora io ti ucciderò. La stessa pistola. Ma non subito. Lentamente. Quante colpe tiene questa bell'arma d'ordinanza? 16. E 16 sono i giorni che ti farò campare. Uno a proiettile. Ma non morirai dissanguato. Ti farò curare fino all'ultimo colpo che ti ucciderà. Un colpo che ti sparerò io in testa. Perché un colpo rientra a testa, lo sai, non si può medicare. 16 giorni, come si dice, Ulisse, per diventare più intimi. Sei pronto? Ammazzalo, sparagli! Ammazzalo!
Leonardo, spara, che aspetti? Non posso sparare a un mio superiore. Vi presento l'agente scelto Ernesto Musumeci. E gli altri tu già li conosci. Non è vero, Sinatra? Io adesso la squadra è al completo. Sinatra! Mattia, il tumore ti ha mangiato il cervello. Mi hai portato dentro casa un fottuto infilzato! Nessuno sapeva di lui. Nemmeno suo fratello. Ti ricordi? Sono figlio di povera gente. Come Ulisse. Esattamente come lui. E come Ulisse, anche io ho avuto il mio cavallo di Troia. Sante Barbitano. Michele Sinatra, mi dichiaro in arresto. Fermi! Fermo la mazza! Fermi, non muovetevi! Non muovetevi! L'ammazzo! Andiamo a prenderlo. Ah!
Peter Venge! Adesso alzati, bestia. Siciliani, state pazienti. Sono Sante Parvetanu. Vostro protettore e amico. Voi mi conoscete. Io vi ho sempre aiutato. E in cambio non vi ho mai chiesto niente. Ora invece vi chiedo di aiutarmi a fuggire. E io saprò ricompensarvi. Guardatele bene in faccia, chiste. Che ci trasero con Nuaut? Sbirre sono. E se ne fottono della nostra terra. Rappresentano lo Stato. Perché? Lo Stato ci pensa a voi. Lo Stato vi aiuta? Io sì. Sempre. Venite avanti, siciliani. Venite. Venite, aiutatemi. Io vi conosco a tutti. E i vostri figli pure. I picciriti. Li ho sempre aiutati. Venite. Venite avanti. Venite, siciliani, venite, fateci illumine da queste sbirre da che parte state, venite, sbirro, lo vedi che comanda qua, chi se stanno dalla parte mia, mi vogliono bene e mi rispettano, alla gente come voi, ci visciano addosso, sbirro, caro. Non ce la farete mai. In questa terra, chi di come a Buaute fanno un pertoso dall'acqua, non vincerete mai. Mai! Amolina, se ce l'è, che stanno aspettando? Addosso a si sbirri in merda. In cacca, foto,
Grazie di cuore a tutti. Agente scelto Matteo Terenzi. Agente scelto Roberta Oderisi. Agente scelto Anna Maria Donati. Agente scelto Enzo Varano. Agente scelto Ernesto Musumeci. Agente scelto Saverio Ceccarelli. Elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, partecipavano ad una brillante operazione di polizia giudiziaria che si concludeva nella città di Palermo con l'arresto di un noto malvivente, capo di una importante cosca mafiosa. Ragazzi, siete vinti, siete? Questa gonna non è troppo corta. Questo vestito? L'hai rubato. Non so, ho comprato. Ti potevi comprare pure un paio di scarpe. Anzi, infortunistica, presi. E questo non è niente, vedrò quando torniamo a casa. Ti prenderà un corpo. Certo, l'avete combinato. Ti posso anticipare solo una cosa. Ti ricordi i cadaveri che ci pistavano dei muri? Mi costa vedere. Ne ha tanti morti, sì, non ce stanno più, li abbiamo sostituiti. Ok, Sorridi che ci fanno le fotografie. Agente Oderisi, a rapporto. Beh, allora, finalmente tutta questa storia è finita. No, ti sbagli. Deve ancora cominciare. Che vuoi dire? Come? Hai già dimenticato la nostra sfida? No. Sarà una bella partita. Sicuro? Sicurissimo. Uno a zero, palla al centro. Ma quando... Hai visto come sta bene adesso? Eh sì. La cura ha fatto effetto. Sono stata tanto in pensiero per te, lo sai, amore mio? Non mi sembra vero che è uscito da quell'ospedale. Io sono guarito, mamma, perché mi hanno curato i dottori. Ma tu, senti un po' una cosa, perché sei morta per finta? E tu perché fai sempre tutte queste domande, eh? Allora adesso ti dico una cosa. Io e la mamma abbiamo fatto un grande gioco per arrestare tutti i cattivi. Ah, sì? E chi ha vinto? La mamma, insieme a tutti gli altri. E adesso tu devi mantenere la tua promessa. Quale? Appena posso vengo a casa e mi insegni il gioco che ti ho regalato. Ma io sono troppo forte. È vero. Due figli, due poliziotti. Mm-hmm.